Questo Natale siamo ancora più buoni. Prenota la tua nuova campagna pubblicitaria prima del 7 gennaio 2018. Riceverai uno sconto immediato del 20%. Per informazioni chiama il numero 333-426-9756. Sottofondo c'è cioè, Last Christmas degli UM, giustamente, perché è una puntata molto molto speciale. Siete due dei quattro concorrenti ed è una puntata molto speciale questa sera, perché per la prima volta non ci saranno i bulli contro le pupe, ma saranno, perché a Natale sono tutti più buoni, tutti contro tutti. Quindi questa sera sarà ancora più complicato vincere la puntata. Cosa significa? Che voi pubblico dovrete giudicare entrambe le performance, quindi tanto i concorrenti avranno maggiore possibilità di esprimersi perché canteranno due volte, stasera sono tutti cantanti tra l'altro, e alla fine di entrambe le performance voi darete un giudizio ad ognuno dei quattro partecipanti di questa sera. Alla fine di entrambe le manche sommeremo i voti e dopodiché ovviamente stileremo la classifica e troveremo il vincitore o la vincitrice di questa puntata, che andranno poi alla semifinale. Nicole Caccialupi può dimostrarci il suo talento a partire da ora. Forse una delle più particolari che abbiamo avuto in questi due anni di Puglie Pupe. La seconda concorrente è una pupa, lei è Tatiana Gatti. Il suo talento, e voi prestate attenzione perché dovrete votare a partire da ora. Un applauso a Rosanna. Amor
mostrarci il suo talento a partire da ora. Un applauso! Come on, skin just concorrenti Bulli e Pup si sono esibiti e quindi adesso mettetevi pure qua davanti. Adesso la nostra Lella sarà in mezzo a voi, ognuno di voi dovrà esprimere un giudizio compreso tra 5 e 10, 5 ovviamente è il voto minimo e 10 ovviamente è il voto massimo. Nel frattempo io voglio farvi un regalo. Questa sera su questo palco saliranno 4 degli ex concorrenti di Bulli e Pup. Signore e signori, Rita Ballerina! Facciamo un applauso, va ancora! Che meraviglia! Devo dire anche lei perché ci ha regalato tanti momenti molto intensi nel corso delle sue apparizioni a Bulli e Pup e questo vi assicuro non sarà assolutamente da meno. Con la punta del piede Penelope saggia il pavimento ed evita per un soffio di inciampare nella figura goffa e voluminosa di Argo. Da quando suo marito è tornato, e sono ormai 20 giorni, chiudere occhio le è diventato impossibile. Non è solo il suo russare continuo e assordante e nemmeno quel fastidioso boffonchiare nel sonno. Il fatto è che non è facile riabituarsi a qualcuno dopo 20 anni di assenza. Penelope si siede sul davanzale della finestra e guarda suo marito. Penelope, un applauso. Da Itaca alle colonne di Ercole un attimo e insieme a Odisseo nell'isola erano arrivate delle sue notizie, delle sue bravate. Un intero anno con Circe, no, e ben 7, ma dico 7 con la ninfa Calipso. Non ti sembrano un po' tantini 7 anni? Vi avevo chiesto il mattino precedente, mentre in silenzio facevamo colazione. E lui, arrossendo così mi era sembrato, mi aveva buffonchiato. Mi si era fermata la clessidra, è un casino come coincidenze. Vado a fare 2 passi fino al campo, mi aveva detto lui. Torni prima della fine del millennio? Io avevo risposto io. Spaccherei tutto, guarda, se solo potessi. Acqua, acqua, mi serve acqua. Acqua. Ma questa la c'era già. Acqua, mi serve acqua. Devo fare piano per non svegliare nessuno. I miei piedi sono così leggeri, non ti percorso questo sentiero che mi porta verso la costa. Se ripenso a mio padre che non essendo riuscito ad affogarmi aveva deciso di insegnarmi a navigare.
Eccomi arrivata mentre salgo sulla mia Nike. Oh, beh, vecchia sì, beh, ma ancora affidabile, sì. E mentre salgo l'ancora, sciolgo le vele e cazzo la randa. Anche se non so che cosa sia. E senza nemmeno un addio o un rimpianto, volgo la prora verso nord. Libertà! Gatti, prego, vieni, vieni pure Tatiana, però se questi sono gli ultimi quattro brani, eh! Cosa ci fai? Non starà sola. Bene, Andrea. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Il sorriso sempre, eh? Sempre. Sì. Loro sono entrambi poeti. Uno per uno adesso leggerete una poesia, ok? E così confrontiamo i vostri mondi, ok? Caspita, ok. Iniziamo da Andrea. Se potessi guadagnare qualche follower in più, giuro che mi metterei in croce come Gesù. Sto parlando con i miei seguaci, ora che contano molto più dei miei amici. Vorrei essere perfetto solo per piacere a tutti. Vorrei essere il migliore per la gente, il peggiore deficiente.
invece resto come uno stronzo ipocrita fuori tempo, che si toglie i sassolini e li spaccia per poesia. Per questo un giorno andrò di moda, perché io sono contro tendenza. Grazie. Andrea Pugli. Sui versi dei poeti dimenticati. Alcuni poeti sono esseri fragili, condannati a sorridere, anche mentre fredde lame come il ghiaccio li trafiggono. Scrivono per sopravvivere, in un mondo spesso crudele, senza pietà. Compongono con muta ostinazione. Vincere l'oblio del tempo che fugge e lasciare al mondo una traccia di sé è la missione. Non mi avrai nemmeno tu, che sei così bella, e nei tuoi occhi vedo Milano. Non mi avrai tra i fili del tuo spettacolo di burattini, in queste ore senza sonno. Ho già così tanta fretta di dimenticarti. Non mi avrai e non ti avrò, e non so cosa mi farà più male domani. Tu che mi ricordi il Duomo di Milano, sono più quelli che ti hanno visitato che quelli che ti hanno fotografato. Grazie. Ho scorto il tuo profilo per caso una mattina d'autunno, mentre distratta mi ero persa tra un battito di cuore e danze di foglie vestite di marrone, giallo e arancione. Cric croc, cric croc, le calpesto insieme a rametti così inermi, così fragili, sembrano osservarmi e pregarmi di raccoglierli dal grigio morso dell'asfalto. Ero un bambino e non mi vergognavo di niente, ma avevo mille paure. Ora non ho paura più di niente, ma mi vergogno di tutto. È vero, succede proprio questo. All'imbrunire del giorno mi piace soffermarmi ad osservare lo scoppiettare del fuoco dentro il caminetto, diffusore di dolce tepore casalingo. Amo ascoltare il canticchiare degli uccelli dentro al tronco di un vecchio pino, al riparo in attesa del freddo della sera. Sono pronti all'inchino se il chiamaneve a loro passa vicino, dalla finestra appannata un petti rosso di passaggio. Ecco Chopin che saluta l'inverno con delicata melodia e come per magia ecco i primi fiocchi dell'anno. Grazie. Ciao stronza, l'ultima volta che ti ho detto così andavamo ancora al sushi insieme. Quando ti chiamavo stronza ti amavo, quando ho iniziato a chiamarti amore avevo solo qualcosa da farmi perdonare. Ciao stronza, anche se oggi vivi nuovi amori, in qualche modo so che ci siamo appartenuti. E se gli anni passano come passano i treni, penso che certe fermate, seppur passeggere, non vadano scordate. Oggi che non ho più nulla da dirti, spero di incontrarti senza ombrello in un giorno di tempesta, così da offrirti riparo e raccontarti cosa cazzo siamo diventati. Quando ti chiamavo stronza in fondo sorridevi, quando ti chiamavo amore ti allontanavi. E allora ciao, stronza. Grazie. Non erano in gara, ovviamente, sono ospiti, però voglio giocare un po' col pubblico. Allora, vediamo un po', due mondi diversi, accomunati da una sensibilità particolare, e vediamo se il pubblico ha apprezzato di più l'uno e l'altro, o entrambi, chi lo sa. Facciamo proprio l'applausometro, anche se non ci decido io. Allora, chi ha apprezzato di più Andrea Pugli? Faccia un applauso! Ok. Chi ha apprezzato di più Laura Agnetti? Faccia un applauso! Oh, è pari merito, dai! A chi scegli di destinare i tuoi 5 punti bonus? Alla mamma! A Rosanna Mita! Laura, a chi scegli di destinare i tuoi 5 punti bonus? È davvero difficilissimo dare questi 5 voti. E tuttavia io scelgo Rosanna. Rosanna, ovviamente poi i voti dei nostri ospiti si andranno a sommare a quelli del pubblico della prima manche e della seconda manche. Rita, ti ho vista appassionata a tutte le performance prima, ma una ti avrà colpito più delle altre. A me ha colpito la signora bionda, perché essendo bionda anch'io, e spero che faccia una bella carriera come me. Solidarietà tra bionde, Tatiana Gatti riceve 5 punti bonus dalla nostra Rita ballerina. Andrea,
a te gli ultimi 5 punti da destinare ai nostri Bulli e Puppe di questa sera. Va bene, innanzitutto anch'io dico che sono tutti e quattro stati molto bravi, meno male che mi hai chiamato come ospite, se no ero ultimo io stasera. E comunque sono molto indeciso anch'io da due persone, però quella che mi ha coinvolto di più è la mamma Rosanna. Quindi dai Bulli e Puppe, salite pure sul palco con 220 punti. Si classifica al quarto posto della sesta puntata di Bulli e Puppe Art Contest Tatiana Gatti. Grazie! L'avevi detto però, Era quello che mi aspettavo. Sei stata veramente bravissima e credo che in una serata come questa davvero era complicato per tutti quanti, per cui complimenti davvero perché hai fatto una gran bella figura. Grazie mille per essere stata con noi. Terzo posto, gradino più basso del podio, 242 sono i punti raccolti. Al terzo posto si classifica Nicole Caccialupi. Mi dispiace, però terzo posto è un grande risultato. Vince la sesta puntata di Bulli e Puppe Art Contest con 345 punti Rosanna. Stanotte che fate? Dormiamo. Dormite, ve lo meritate. Andate a festeggiare, mi sembra giusto. Allora ci rivediamo in semifinale. Va bene. Grazie mille a tutti. Grazie mille a voi.